tutti noi lo sappiamo, quindi da una parte c'è una mancanza ancora purtroppo di quelli che sono le competenze basi di alfabetizzazione digitale, dall'altra il mondo continua a correre molto velocemente, quindi anche il mercato del lavoro corre molto velocemente, c'è una richiesta sempre più anche di figure invece tecniche, professionalizzanti, di lavori qualificati soprattutto in quelle che sono poi le tecnologie di frontiera. Quindi chiaramente cercare di rispondere a questa sfida così ambivalente e duale non è affatto semplice. Noi cerchiamo di farlo appunto ormai da oltre 25 anni con una rete ovviamente di partner, perché come diceva l'assessore, chiaramente questa è una sfida che nessuno può vincere da solo, quindi la sinergia soprattutto anche tra pubblico e privato è fondamentale, e quindi qui racconto appunto molto brevemente l'esperienza proprio con Nicole, con il rapporto che la collaborazione che ormai si è instaurata più o meno dal 2020. Noi abbiamo un programma tra i vari nostri programmi che si chiama Ambizione Italia per il Lavoro, un programma importante appunto di diffusione di competenze digitali a tutti i livelli, quindi alfabetizzazione digitale per le persone più vulnerabili, per i cittadini più fragili, fino ad arrivare chiaramente a delle competenze invece più specifiche, quindi un po' tutto quell'upskilling e reskilling, scusate anche qui l'inglesismo, di cui abbiamo parlato fino adesso. Questo è un programma importante, finanziato da una grande azienda, ma un programma che ha appunto una rete fondamentale e trova nelle amministrazioni, diciamo, proprio la sua ragion d'essere. Con Roma Capitale e con Nicole ci siamo incontrati in un momento difficile, proprio durante la pandemia, quindi nel 2020, quando l'accesso con il digitale era fondamentale, tutti noi già lo sapevamo, però insomma l'evidenza ci si è proprio mostrata davanti agli occhi. Chi non è riuscito ad accedere, ad avere quel minimo di competenze digitali, purtroppo è rimasto indietro, quindi questo è assolutamente quello che nessuno può permettere, sicuramente un'amministrazione e una città importante come Roma. Per cui abbiamo iniziato questo percorso, Roma è entrata come città pilota in questo programma, questo percorso che è iniziato dalla formazione per i dipendenti dei centri di orientamento al lavoro, proprio perché aggiornamento professionale e riqualificazione sono fondamentali, la formazione continua è fondamentale a tutti i livelli, c'era un gran bisogno anche di restare in contatto con gli utenti più fragili, e i professionisti e i dipendenti dovevano avere le competenze necessarie per farlo. Quindi dopo una prima formazione ai dipendenti dei centri di orientamento al lavoro abbiamo erogato corsi di formazione online, adesso speriamo anche di rientrare in presenza, per tutti invece le persone, non li chiamiamo utenti, ma per le persone che si rivolgono ai centri di orientamento al lavoro, quindi percorsi base per aiutare le persone più fragili ad accedere ai servizi essenziali, e percorsi invece più qualificanti per permettere alle persone più skillate di orientarsi in un mercato del lavoro sempre più competitivo. Non parliamo di numeri, in realtà semplicemente per citare però il numero, a volte è anche un dato importante che ci può raccontare il successo o meno di un'iniziativa. Abbiamo formato tantissimi utenti, tantissimi cittadini di Roma, questo è un programma che continua ad andare avanti, noi sappiamo di essere un tassello, diciamo, in questo percorso fondamentale per cercare di vincere poi la sfida della ripresa economica, però ecco, siamo al servizio ancora adesso di Roma Capitale, lo saremo anche nei prossimi anni, quindi grazie mille a tutti ancora per l'invito e per l'opportunità. Grazie Francesca.